Abbiamo riportato in giunta l'avvio del lavoro di studio per definire le linee di indirizzo attraverso le quali realizzare e introdurre il reddito di maternità. Lo ricorderete, è stata una delle proprio questioni più rilevanti a cui ha fatto riferimento Beppe Sala da candidato nei mesi scorsi, e quindi dal 1 gennaio del 2017 le mamme e le famiglie milanesi dove nascerà un bimbo avranno una card utilizzabile per 2 anni, per 24 mesi, caricata con un contributo di 150 euro al mese per 24 mesi, spendibili nell'acquisto di beni e diciamo di prima necessità per le funzioni riguardanti la genitorialità, attraverso un elenco di negozi e quant'altro dove possa essere spesa questa card, per l'acquisto di ore di assistenza familiare state fornite attraverso il sistema che il Comune e il Terzo Settore già realizzano per individuare oggi le badanti, verrà potenziato affinché anche la tata diciamo formata di qualità possa essere in qualche modo offerta, e utilizzabili per la card utilizzabile anche per eventuale acquisto di servizi riguardanti l'infanzia. Una soglia di reddito ovviamente identificata in 20.000 euro. Tutto questo entrerà a regime strutturalmente dal 1 gennaio del 2017, ma abbiamo voluto anticipare ulteriormente questo tipo di strumento mettendo a disposizione da settembre prossimo la possibilità di avere sempre per famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro buoni spesa per un valore massimo di 300 euro nel periodo da settembre a dicembre, quindi prima che entri in vigore la carta vera e propria, proprio per poter acquisire beni e quant'altro nell'ambito di un paniere identificato dall'amministrazione spendibili in una rete di esercizi commerciali che noi forniamo e forniremo. Tutto questo lo realizziamo spostando 2 milioni di euro, iniziamo diciamo a realizzarlo spostando 2 milioni di euro da un capitolo all'altro nell'ambito dell'assessorato alle politiche sociali, quindi sono risorse che non vengono prese da fuori l'assessorato ma che riguardano già oggi a bilancio nell'ambito dell'assessorato alle politiche sociali. Questo spostamento interno è possibile in ragione del controllo molto efficace sulla spesa che è stato realizzato in questi mesi e sarà contenuto nell'ambito del provvedimento di bilancio che entro il 31 luglio il Consiglio Comunale dovrà licenziare. Inoltre forniremo, non in questo caso con barriere di reddito, nei prossimi mesi, diciamo credibilmente dal gennaio del 2017, un piccolo pacco di benvenuto ad ogni bambino che nascerà nella città di Milano con dei beni di prima necessità per dargli il benvenuto a Milano. E questo sarà un piccolo gesto che l'amministrazione comunale introdurrà proprio perché siamo mossi da una convinzione politica che è quella che le politiche per le famiglie, per la genitorialità, per il sostegno alla natalità debbano essere sempre di più un tratto distintivo di questa amministrazione, ed è il motivo per cui abbiamo portato l'informativa in giunta, e adesso lavoriamo perché tutto questo concretamente e immediatamente accada come Beppe Sala aveva indicato in campagna elettorale. Grazie.